questa assieme a una parte di Liguria è la terra storica della pallapugno. Adesso in questo momento qua c'è un nuovo fermento, si stanno costruendo impianti nuovi, si cerca di riportare in auge questo. Abbiamo puntato per i mondiali con la partecipazione di 10 nazioni a questa area qua particolare. Diciamo che siamo a livello mondiale come manifestazione, sarà un'immagine molto positiva soprattutto per i territori che andremo a visitare, per le quattro città e soprattutto tutto l'insieme di quello che è la nostra storia, il nostro movimento. Si apre lunedì 19 aprile al Teatro Sociale di Alba la quinta edizione dei Mondiali degli Sport Sferistici. Per la prima volta la rassegna mondiale si svolge in Italia, nel luogo in cui la pallapugno è da sempre uno degli sport che attrae di più la gente. Sei giornate di gare divise tra la provincia di Cuneo e quella di Imperia. 10 le nazioni partecipanti. Argentina, Belgio, Colombia, Ecuador, Francia, Italia, Messico, Olanda, Spagna e Uruguay. Alba, Santo Stefano Belbo, Cuneo ed Imperia, le quattro città chiamate ad ospitare le 10 nazioni, in gare in quattro differenti discipline, fronton, gioco internazionale, largesse e pallapugno. Benvenuti dunque al Teatro Sociale per la cerimonia di apertura della quinta edizione dei Mondiali di Pallapugno e degli Sport Sferistici. Paolo, di benvenuto! Grazie. Porto il saluto cordiale della città di Alba a voi tutti. Benvenuto della nostra città in questo importantissimo evento. La cerimonia d'apertura è stata una cosa meravigliosa anche perché inaspettata, così bene organizzata. E diciamo che l'emozione più grande è stata poi al suono degli inni, specialmente quello, il nostro l'inno di Mameli, che se ce l'hai dentro la pelle è una cosa che ti crea delle grandi emozioni e delle grandi sensazioni. Liguria, l'Italia intera guarda questi giocatori. La nostra federazione ce l'ha messa tutta, ha lavorato con impegno. I mondiali si aprono martedì mattina ad Alba, città delle Langhe, capitale del Tartufo, con le gare di pallapugno. All'esordio l'Italia batte l'Argentina con il netto punteggio di 6-1. Nel pomeriggio, allo Sferisterio Mermet, si sfidano tutte e 10 le nazioni partecipanti nelle gare di fronton. Tre gironi con passaggio diretto alle semifinali per le vincitrici e il ripescaggio delle migliori seconde. Il fronton, diciamo che credo sia, da un punto di vista anaerobico, il più duro. Nel girone A, Italia e Spagna superano senza problemi Colombia ed Ecuador. A decidere la prima classificata serve lo scontro diretto. La forza era il nostro punto maggiore per poter contrastarli. Cercare di colpire questa palla con maggior violenza in modo che loro avessero meno tempo per riuscire a giocare dove volevano. C'è stato un episodio particolare nel quale ha iniziato comunque lo spagnolo, mi è stato davanti subito all'inizio i primi colpi, mi è stato davanti sulla seconda o terza battuta. E io poi, siccome sono molto nervoso a giocare in tutti gli sport,
perché è proprio natura. Allora ci siamo detti qualcosa e il pallone dopo io gli sono stato davanti con non molto fair play, comunque una specie di sgambettino lui che ha avuto in terra, poi c'è stato un po' di battibuglio. Roberto Corino e Michele Giampaolo riescono a spuntarla per 21-17. Più difficile è stata con la Spagna e lì è stata forse la sorpresa più grossa della giornata completa. Nemmeno noi forse ce l'aspettavamo questa, è stata una sorpresa più per noi, penso che per tutti quelli che ci circondano. È parecchi anni che cerchiamo di lottare per arrivare a un qualcosa, ci impegniamo tanto, essere qua oggi e avere comunque iniziato questo mondiale così per noi penso sia un modo di orgoglio. E tutti gli anni che noi andiamo a giocare in giro siamo sempre un po' la squadra materasso, diciamo, quindi per noi quest'anno è stata una, oltretutto ancora in Italia, è stata un'ottima soddisfazione. Con Giampaolo c'è sempre stata un'intesa particolare, perché comunque io e lui siamo molto simili da un punto di vista caratteriale. Il girone B è più equilibrato. Belgio, Uruguay e Francia danno vita a tre incontri combattuti che qualificano il Belgio alla semifinale e costringono la Francia ai ripescaggi. Nel girone C, la sfida che tiene col fiato sospeso è quella tra Messico e Argentina. Vince l'Argentina e gli accoppiamenti per le semifinali la mettono di fronte proprio all'Italia. Il mondiale di Fronton dovrebbe terminare entro sera, ma dopo la cena avviene l'imprevisto. Alcune nazionali, tra cui quella argentina, si rifiutano di giocare in quanto la pallina blu non fa contrasto con la parete, anch'essa blu, e non si vede. Gli organizzatori colorano le palline di bianco, ma il rifiuto delle nazionali ribelli continua. È successo che purtroppo abbiamo le palline blu per giocare il fronton, che sono, giocandole contro un muro blu, non si riescono a vedere di notte. Poi abbiamo anche un problema di luci che fanno delle ombre sul campo, è per questo che stasera non possiamo fare le finali del fronton. Io ho giocato con la pallina bianca e si vedeva benissimo, io l'ho detto anche un argentino. Vista l'impossibilità di continuare il torneo di Fronton, si decide allora di giocare il match di pallapugno tra Italia e Belgio. La seconda giornata si apre con i recuperi delle gare non disputate la sera precedente ad Alba. Scendono in campo prima Messico e Francia per il primo spareggio di qualificazione alle semifinali. Vince il Messico 21-8 e replica subito dopo con la Spagna, guadagnandosi l'accesso al turno successivo. Oh!
In semifinale i messicani non hanno problemi a liberarsi del Belgio, mentre nell'altra sfida l'Argentina ferma la corsa dell'Italia vincendo 21-16. La chiave della partita dell'Argentina del Fronton è stata, loro hanno cambiato tecnica, prima giocavano corto e noi eravamo favoriti, e poi dopo hanno iniziato a giocare lungo, hanno iniziato a giocare a alzare la palla, a farci giocare da indietro, hanno impostato il loro gioco, impostando il loro gioco noi non siamo riusciti a capirlo subito e quindi alla fine abbiamo perso la partita. Probabilmente se cercavamo dal loro cercare di giocare lunghi, noi colpivamo il volo e non andare in fondo al campo, probabilmente riuscivamo a arginare un po' il loro modo di imporre il gioco. Penso che se avessimo giocato la sera probabilmente avremmo avuto un altro spirito. In finale il Messico si prende la rivincita della partita del girone di qualificazione e si laurea campione del mondo con il punteggio di 21-18. Al termine della gara si passa a Santo Stefano Belbo, paese divenuto celebre per aver dato i natali al grande scrittore Cesare Pavese, autore del libro La Luna e i Falò. Il pranzo diventa come sempre in questa settimana di sport un momento di aggregazione e di festa. All'arrivo dei messicani, i neocampioni del mondo di Fronton, si leva un applauso generale. Durante le competizioni era gara vera, era lotta, io voglio nei giocatori miei l'occhio del killer e lo spirito dell'assassino, incanalato nelle regole. Però dopo questo tipo di discorso sul campo, ecco, dopo c'è aggregazione, si parlava solo di mio amico, amicizia, amitié e via dicendo. È stata una cosa meravigliosa perché poi c'è un affiatamento eccezionale e con tutte le compagini del mondiale. Nello sferisterio Augusto Manzo si svolgono le gare di pallapugno. L'Italia si conferma super favorita battendo anche l'Ecuador 6-2 e guadagnandosi già il pass per le semifinali. La partita più bella ed emozionante della giornata, però, è quella che si disputa tra Colombia e Spagna. I sudamericani, in vantaggio 4-0, si fanno rimontare per poi chiudere 6-4. In piazza San Rocco, invece, vanno in scena le prime gare di Largues.
Anche qui l'Italia supera l'Ecuador con un secco 5-0. Vittorie nette anche per Spagna, Belgio e Olanda. La sera è di nuovo festa. L'elezione di Miss Mondiale chiude la seconda giornata e l'attenzione si sposta verso Cuneo. Nella terza giornata il mondiale fa rotta verso Cuneo, il capoluogo della provincia in cui la pallapugno è più sentita. Le gare mattutine vedono entrare in scena anche la quarta disciplina di questi campionati, il gioco internazionale. E questa è del gioco internazionale, è una palla da tennis rasata, che questa è abbastanza consistente perché è abbastanza dura ed è quella che anche qui deve avere una certa protezione, perché altrimenti a gioco lungo può provocare delle tendiniti fastidiose. In una piazza Galimberti adibita per l'occasione a campo da gioco e con una buona presenza di pubblico, l'Italia comincia nel modo migliore, sconfiggendo 6-1 la Colombia. Risultati netti anche nelle altre due gare in programma. L'Ecuador si sbarazza con un secco 6-0 dell'Uruguay, mentre il Belgio travolge 6-1 l'Argentina. Contemporaneamente alle partite di gioco internazionale, allo Sferisterio Comunale di Piazza Martiri della Libertà, l'Olanda dà vita ad un match di pallapugno combattuto con la Francia, riuscendo a spuntarla nel gioco decisivo. 6-5 il risultato finale. Nel pomeriggio tutte le nazionali si spostano allo Sferisterio per gli ultimi incontri di qualificazione alle semifinali. La Colombia batte con identico punteggio 6-3 sia la Francia che l'Olanda e si guadagna in questo modo il pass per il turno successivo. Le fanno compagnia la Francia e l'Ecuador, che in questo modo raggiungono l'Italia nel quartetto delle semifinaliste. A questo punto il mondiale cambia regione e si prepara tutto per il gran finale ad Imperia. Nella quarta giornata il mondiale sbarca ad Imperia. Si gioca a Regione San Lazzaro, sul lungomare della città ligure. È la giornata in cui si terminano i gironi di qualificazione di gioco internazionale e l'Arghes. Allora, questa è la pallina dell'Arghes ed è una pallina che pesa 35 grammi, salta pochissimo, è abbastanza dura e diciamo che dobbiamo la si accarezza
cioè gli spagnoli, gli olandesi, i francesi hanno un colpo liftato, accarezzano la pallina per farla, per fare una traiettoria molto lunga. Invece noi che impattiamo il nostro stile di gioco nemmeno possiamo cambiarlo in modo totale, e noi ci siamo adattati con i nostri fondamentali, cioè impattando la pallina con una protezione di gomma piuma. Nella mattina sono 4 gli incontri di larghezza disputati. Il Belgio batte l'Argentina senza problemi, così come la Colombia contro l'Olanda. Oppone maggiore resistenza all'Ecuador prima di piegarsi alla Francia. Prima sconfitta anche per l'Italia, che subisce un pesante 5-0 contro i maestri di questo sport, la Spagna. Nel gioco internazionale l'Italia ha modo di rifarsi imponendosi per 6-0 con la Francia. I transalpini perdono anche 6-2 con la Colombia e sono eliminati. Netta vittoria della Spagna sull'Ecuador, mentre Olanda e Argentina danno vita a una bella partita conclusasi 6-4 in favore degli Orange. Nel pomeriggio si replica, si ricomincia dal Larghesse con Belgio, Spagna e Colombia a valanga rispettivamente su Olanda, Ecuador e Argentina. L'impresa la compie l'Italia, che in svantaggio 3-0 con la Francia ad un passo dall'eliminazione, rimonta trascinata dalle battute di Danna e vince 5-4. Quello che succede in tutti gli sport, quando pensi già di aver vinto, alla fine non riesci a chiudere la partita, poi alla fine la perdi. Contro la Francia avevamo mai vinto. Noi avevamo mai vinto con una squadra europea. Dopo il 3-0 sembrava una disfatta, invece hanno messo gli attributi, hanno messo il carattere e la voglia di vincere proprio tipica dei nostri giocatori. Si passa quindi nuovamente al gioco internazionale, la Spagna umilia l'Uruguay e il Belgio batte l'Olanda. Si qualificano così Italia, Spagna e Belgio. Per la quarta semifinalista bisogna attendere lo spareggio tra Colombia ed Ecuador. Vince la Colombia 6-1, conquistando così la terza semifinale su 4 specialità. Sabato è la giornata dedicata a semifinali e finale di gioco internazionale. Si gioca in Calatacuneo.
Il Belgio batte la Colombia 6-2 e aspetta la vincente tra Italia e Spagna. L'altra semifinale è più emozionante. Gli azzurri e gli spagnoli lottano su ogni pallina e il match si decide solo nel gioco decisivo in favore degli azzurri. Noi abbiamo già vinto due europei, diciamo che noi impattando e gli altri accarezzando c'è un grande equilibrio. Difatti noi gli ultimi campionati, anche se abbiamo perso, perdevamo lottando a darmi pari con sia la Spagna che il Belgio. La Spagna poi è campione del mondo uscente di questa specialità. La finale tra Italia e Belgio comincia tra le polemiche. I belgi presentano reclamo per le protezioni alle mani usate dagli italiani e così Bellanti e compagni devono togliere gli spessori in gomma dalle dita. Si lamentavano di queste nostre fasciature, che avevamo dei pezzettini di gomma semplicissimi, e alla fine ci hanno fatto togliere queste protezioni. Noi abbiamo giocato con dei cerotti lo stesso, abbiamo vinto lo stesso, li abbiamo fatto vedere che comunque non era la fasciatura che ci faceva vincere, ma era comunque una squadra, era comunque un modo di giocare, era comunque una capacità che probabilmente qui in Italia a giocare questo gioco abbiamo dimostrato di essere più forti. Il forte vento condiziona un poco la partita. Gli azzurri vincono la monetina e scelgono di cominciare a giocare contro vento. La decisione si rivela azzeccata e anche grazie ad un'ottima prestazione corale, l'Italia si laurea campione del mondo. È stata una vittoria entusiasmante perché nessuno se l'aspettava, poi c'è stata un po' di polemica all'inizio perché non volevano che noi giocassimo col nostro tipo di fasciatura e quindi già si è fatta attesa dall'inizio. Poi comunque abbiamo dimostrato che siamo stati più forti sul campo e siamo riusciti a portare questa vittoria a casa importantissima per l'Italia, perché in una competizione dove noi non siamo abituati a giocare a queste discipline e siamo riusciti appunto a vincere questo mondiale con le nostre forze, con una tecnica incredibile che non si aspettavano neanche loro. Domenica è la giornata conclusiva dei mondiali, in programma semifinali e finali di Largesse e Pallapugno. Si comincia la mattina in Regione San Lazzaro con il Largesse. Le prime nazionali a scendere in campo sono Spagna e Colombia. Gli spagnoli, trascinati da Grau, Martinez e Navarro, si impongono senza problemi col punteggio di 5-2. Nella seconda semifinale l'Italia si ritrova di fronte il Belgio. È la rivincita della finale di gioco internazionale giocata il giorno precedente. Ci eravamo detto, ok, prendiamola come viene, ma
non partiamo sconfitti in partenza, anzi, entriamo dentro e cerchiamo di sorprenderli giocando meglio possibile. Il Belgio parte favorito, ma in breve l'Italia fa capire di non essere da meno. Danna sforna una serie di battute che mettono in difficoltà gli avversari, mentre Bessone, un po' sottotono, viene sostituito da Bellanti ed è la scelta giusta. Durante gli allenamenti noi vedevamo Bessone batteva sto pallone abbastanza teso, che senza vento andava benissimo e sfruttava poco, alzava poco sta palla. A quel punto lì Bellanti ha fatto anche la differenza. L'Italia si porta sul 4-2, il Belgio rimonta e pareggia, ma nel gioco decisivo la formazione azzurra compie il capolavoro e si qualifica per la finale. Quando abbiamo visto che col vento a favore loro toglievano il colpo migliore, che era il ricaccio al Belgio, e impattavano per fare le cacce, e noi a quel punto lì abbiamo capito che noi siamo bravi a fare le cacce. La finale è a senso unico, la Spagna è troppo superiore e vince nettamente 7-1, ma per gli italiani è già un grande successo aver conquistato un gioco. Siamo andati 3 volte 40 pari, un gioco l'abbiamo strappato, ma era scontata, e anche se loro hanno messo tutto quello che avevano, ma era veramente scontata. Comunque l'argento è un risultato che passerà alla storia. Il pomeriggio si svolgono le gare di pallapugno. Qui il miracolo si chiama Ecuador. I sudamericani battono la Colombia 6-0 e vanno a sfidare l'Italia, che non ha avuto alcun problema a sbarazzarsi della Francia. Le squadre sudamericane hanno promesso, perché questo gioco gli è piaciuto tantissimo, di portarlo nelle proprie nazioni e all'interno dei giochi del campionato del mondo. In finale, come già era avvenuto nel girone di qualificazione, l'Italia vince 6-2 e conquista così il suo secondo titolo mondiale su 4 specialità. Era scontata nella pallapugno la vittoria finale dopo che abbiamo visto tutte le equip in gioco. Thank you.
La sera all'Hotel Vittoria di Arma di Taggia va in scena la cerimonia conclusiva dei mondiali degli sport sferistici. La mattatrice della serata è l'Italia, che sale per ben 5 volte sul palco. Se noi avessimo partecipato e avessimo soltanto portato a casa il titolo della palla a pugno, che comunque era quello più scontato per il mondo che ci ruota intorno, ma non per noi, perché non conoscevamo le armi dei nostri avversari, sarebbe stato un po' un fallimento. Invece così abbiamo ottenuto quello che cercavamo con forza, cioè diventare campioni del mondo con 10 nazioni partecipanti. 2 ore in pallapugno e gioco internazionale, argento nel larghese e bronzo nel fronton. La vittoria più importante però è la classifica per nazioni sponsorizzata dai produttori di Moscato d'Asti Associati. Grazie ai successi ottenuti, infatti, l'Italia precede in questa speciale graduatoria il Belgio e la Spagna. Proprio il Belgio si mette in mostra con l'argento nel gioco internazionale e i 2 bronzi in larghese e fronton. Buono, anche se sotto le aspettative, il mondiale della Spagna, oro nel larghese e bronzo nel gioco internazionale. La Colombia, prossimo paese ospitante dei mondiali nel 2006, vince 3 bronzi e manca solo nelle premiazioni del fronton, specialità in cui l'oro va al Messico e il secondo posto all'Argentina. Un argento anche per l'Ecuador, che a sorpresa si arrende solo in finale all'Italia nella pallapugno, mentre la Francia completa l'elenco delle premiate e sempre nella pallapugno conquista il bronzo. Si spengono i riflettori sui mondiali italiani e le nazionali si danno appuntamento tra 2 anni in Colombia, per passare un'altra settimana di sport vero e di amicizia. Un petit coucou à ma maman qui me regarde. Maman, je t'aime. Mandamos un saludo para toda la República Mexicana, la delegación de Frontón.